motociclismo velocità in Grand Prix in collaborazione con Team Lucky Strike Rover. Ha perso la scommessa Spencer e non è riuscito ad ingaggiare Schwanz. Per Agostini se saranno gravissime e con ogni probabilità nella prossima stagione il suo team dovrà rinunciare alle Yamaha 500 ufficiali. Un dramma. Mi trovo in difficoltà in quanto lo sponsor vuole avere un pilota vincente. È un pilota vincente in questo momento, non ha 500, non l'ho. Quindi a 500 vedo un futuro abbastanza buio. Sono rinfrancato alla 250 perché alla 250 invece ho Cadalora, dove tenteremo di vincere un campionato del mondo alla 250. Visto che non l'ho mai vinto, tenterò lì. Ma il tuo sponsor non ha nessuna intenzione però di abbandonare la 500, è la classe regina, è la classe che interessa di più. Beh, credo senz'altro che lo sponsor vorrà continuare con la 500 o se non con me troverà qualcun altro. Hai idea con chi potrebbe finire? Non so. In realtà si sa che alla Marlboro piace la Suzuki di Schwanz e non si esclude addirittura che diventi Rober il beneficiario finale con René e McGee, a meno che Lawson, ma è difficile. Lawson ormai ci ha abbandonati nell'88, quindi Lawson sarebbe una, come dicono a Bergamo, una minestra riscaldata. E io avevo puntato su Schwanz, l'avevo avuto e naturalmente sono molto demoralizzato perché ormai l'avevo, avevo assaporato questo piacere e adesso mi trovo appunto con la 500 in difficoltà. È un Agostini quasi riconoscibile quello che si propone qui oggi. Beh, insomma, la realtà è questa, è inutile fingere. Ma tu pensi, facendo solo 2,5, avere poi in futuro la possibilità di riguadagnare una 500, sì? Beh sì, con Luca Cadaloro mi auguro di fare una stagione brillante nell'89 per poi andare insieme nel 90 nella 500, almeno riuscire ad avere un pilota europeo che possa battere o possa almeno combattere con gli americani. Per tutto il motociclismo italiano questo è un momentaccio. Se Ago rischia seriamente di perdere le 500, non sta meglio Roberto Gallina. Chili ha firmato per il team francese di Serge Rosset. Le Honda NSR ufficiali, che Chili si è meritato anche per il 90, finiranno oltre le Alpi. Gallina le ha perdute. Il team manager italiano è in Giappone proprio in questi giorni con l'obiettivo di riuscire comunque ad ottenere un paio di 500 ufficiali per un pilota da definire. Ma è una caccia difficile e dall'esito incerto. Insomma, l'Italia rischia seriamente di perdere la gestione delle poche 500 ufficiali giapponesi. E con ogni probabilità perderemo anche una 250 ufficiale, quella che aveva Reggiani. Loris, mi sembri un po' sott'acqua. No, non mi sembra. Mi sembra di andare bene, no. Assolutamente direi che non sono sott'acqua. Loris sa prendere la vita con filosofia, ma il suo futuro di pilota è davvero in pericolo. La Honda aveva già comunicato l'intenzione di ridurre le 250 ufficiali. Clamoroso però è che due moto vadano in Germania per Roth e per Bradl e nessuna finisca in Italia. La responsabilità ricade anche sull'importatore Honda, poco sensibile allo sport. Ora Verrini, il team manager di Reggiani, sta cercando di recuperare almeno una Yamaha, moto inseguita da ben pochi piloti ormai, ma anche qui con poche probabilità di successo. Senza moto ufficiale, lo stesso Reggiani è pronto a smettere ed è un grosso peccato. Motociclismo velocità in Grand Prix in collaborazione con Team Lucky Strike Rovers.